Ecco, siamo arrivati al santuario di Ercole. Qui la strada che stiamo percorrendo, la via Tiburtina, diventa coperta. Quante lucerne posso avere in cambio di questo pezzo di formaggio? Puoi prenderne due, la tua scelta. Forza, scegliele tu. Che belle! Una la porteremo in dono alla mamma. L'altra potrai dedicarla a Ercole. Questa è l'area sacra. Prima di visitare il tempio possiamo fare una bella passeggiata sotto i portici. È altissimo! Possiamo salire lassù? Certo! Fanno qui quei signori? Non sono dei pastori. Infatti, l'uomo con il sacchetto di monete è un mercante, l'altro un soldato. Devi sapere che Ercole non è solo il dio dei pastori, ma anche dei mercanti e dei militari, perché durante la sua esistenza terrena viaggiò a lungo e affrontò innumerevoli battaglie, dalle quali uscì sempre vincitore. Questo tempio fu costruito proprio in ricordo di una vittoria dei Tiburtini, gli abitanti della città di Tivoli, sugli Equi. E perché quell'uomo aveva un sacchetto di monete? È la sua offerta ad Ercole. È usanza che i mercanti devolvano al santuario la decima parte dei loro guadagni e i militari la decima parte del bottino di guerra. Cosa succede laggiù? Quella è la cavea del teatro. Vieni, andiamo a vedere lo spettacolo. Ammazzalo! Forza Ercole, ammazzalo! Forza Ercole, ammazzalo! Si sta facendo tardi, Titus. Dobbiamo andare. Ma prima di riprendere il viaggio, voglio che visiti il Tempio del Dio. Puoi esprimere un desiderio. Il Dio lo realizzerà. Grande e invincibile Ercole, tu che puoi tutto, avvera il mio desiderio. Fa che diventi grande e forte come te.